Benvenuto alla mia sequenza per piedi e gambe. Siediti comodo con le gambe tese e inizia a guardare le dita dei tuoi piedi. Le spalanchi e porti i piedi a martello. E poi le stringi, le chiudi e porti i piedi a punta. Ancora inspiro, spalanco, tiro bene le dita, espiro. Faccio i piedi a punta e stringo forte tutte le dita. Fai questo movimento una ventina di volte. Dopodiché, separi un po' le gambe e inizi a ruotare le caviglie. Fate le rotazioni ampie. Da una parte e dall'altra. Una decina di volte. Dopo, afferra il tuo ginocchio, posteriormente intrecciando le dita sotto il cavo popliteo. Inspiri. Pieghi la gamba, espiri, la stendi. Col piede a martello, inspiri pieghi, espiri, stendi. Andando così a lavorare sul tuo ginocchio. Fallo 10 volte per gamba. Poi ti sdrai. Se hai problemi alla lombare, puoi mettere le mani sotto la schiena e pedala in modo prima dolce, con rotazioni molto piccole, poi man mano prova ad ampliare questo movimento, cercando di allargare sempre di più, attivando bene i tuoi addominali. Prova a farlo anche al contrario. E puoi fare una ventina di giri per direzione. Dopo ci portiamo in piedi. Ci servirà una parete. Faremo la strada della sedia, però molto più semplificata. Inspira, solleva le braccia, espirando, piega le ginocchia, appoggia i glutei al muro. Le gambe sono parallele, larghe quanto il bacino, i piedi hanno le punte dritte verso avanti e mantieni questa posizione. Se ti fa troppa fatica a mantenere le braccia sollevate, puoi anche mantenerle giù. L'importante è che le gambe lavorino, l'ombelico sia un po' indietro e il petto aperto. I piedi si ancorano al terreno. E senti il lavoro delle gambe. Fai dei respiri lenti, conta fino a 10, a 20, a 30 e poi lentamente ti rialzi. Quindi rispetta sempre i limiti del tuo corpo. Anche la sedia la puoi ripetere 2-3 volte. Dopodiché torniamo sul nostro tappetino. Spalanchiamo bene le gambe, molto più del bacino. Attacchiamo i piedi a terra, sentiamo il peso del nostro corpo tutto sui piedi. E poi spostiamo il piede sinistro verso l'esterno. In questo modo abbiamo aperto il nostro bacino. Le nostre anche. Cerca di non ruotare, ma di mantenere la direzione del bacino davanti a te. Con l'inspiro solleva le braccia all'altezza delle spalle, con l'espiro piega il ginocchio della gamba davanti. Fai attenzione che il ginocchio non superi mai la caviglia e mantenendo questa posizione senza buttarti in avanti, ma mantenendoti centrato, resta in Virabhadrasana 2. Il guerriero. Andiamo a potenziare le nostre gambe. Questa la mantieni fino a quando riesci, conta 20 respiri, poi lentamente, in questo modo, esci dalla posizione. Unisci i piedi, o li tieni leggermente distanziati, e andiamo in Savastiti, quindi posizione dritta, però con una variante, andiamo sulle punte e sui talloni, in questo modo, punta, tacco, punta, tacco. E andiamo a rinforzare i piedi, i polpacci, le rotule sono sollevate, tutte le gambe sono attive, i glutei sono attivi, non ve li con leggermente indietro, fai questo movimento. E infine, per rilassarci oggi faremo una cosa un po' diversa, sarà un rilassamento attivo. Ci sdraiamo con la schiena a terra, ci mettiamo vicino al muro e stendiamo le gambe al muro con i piedi, possibilmente a martello.
avvicinarvi più che potete al muro. I glutei toccano la parete e mantenete questa posizione. Oltre ad allungare le gambe, trarrete tantissimi benefici a livello di circolazione. Mantenetela per 3 minuti, 5 minuti. E poi per uscire vi girate di lato e lentamente vi risollevate. Vi auguro buona pratica e ci vediamo alla prossima. Ciao!